Ok, allora, benvenuti a questo videolog. Come leggete dal titolo, vaffanculo l'aeroplano. Sì, benvenuti a questo secondo videolog. Come leggete dal titolo, sono stato a Lucca, sono stato giù venerdì e sabato, cioè l'altro ieri, quindi oggi è domenica. Vabbè, io giro anche se ci sarà un sottofondo dell'aeroplano. Dunque, ho fatto un po' di acquisti, come l'anno scorso, tra l'altro. Partiamo subito con Walking Dead, gli acquisti dedicati a Walking Dead. Questo qui è uno speciale lo speciale di 10 anni del fumetto. Non so se lo vendevano solo a Lucca, ma comunque, no, non penso. Si tratta del capitolo 1, quello dove Rick si sveglia, però interamente a colori. Sì, pensavo fosse l'intero fumetto 1, invece è solo il capitolo 1, ma va bene. Anche perché alla fine c'è una specie di pilot, cioè un capitolo 0 dove c'è Rick, disegnato diversamente, con la moglie che qui si chiama Carol, vabbè, che vengono a contatto per la prima volta con gli zombie, appunto. E poi c'è un'intervista agli autori, penso, poi leggerò con calma. Qui c'è un volantino. Mentre settimana scorsa ho recuperato il numero 12 qui in fumetteria da me, a Lucca ho trovato l'edizione sempre del numero 12, però come potete leggere, giustamente al contrario, vabbè, è un'edizione speciale per il Lucca Comics. In sostanza il numero 12 con una copertina diversa, con su Rick e queste tombe con un po' di terreno nero sotto. È un'edizione numerata, limitata, copia numero, ma perché al contrario? Vabbè, la copia numero 1821 su 2000, però cavolo, ed è sempre per i 10 anni del fumetto. In più, no, sempre al contrario. In più ho recuperato La legge del governatore, uno speciale su questo personaggio che poi leggerò, ma un capitoletto su Woodsbury, che penso, ambientato a Woodsbury, sì. Con, vabbè, delle informazioni in più sul governatore. Mi hanno dato assieme anche delle tipo cartoline, belle queste proprio dedicate a Walking Dead. No, queste tre sono belle, sono tre copertine dei. Questo è il numero 11, questo è il 12 originale. Questo non so se sarà una copertina di un prossimo volume o meno, comunque sono carine. Adesso appena l'elicottero finisce il suo giro, sono riuscito a recuperare il numero 9 di Psyren che cercavo da un po'. Mi manca ancora 16 per averli tutti. Non sto qui a spiegarvi di cosa parla e tutto. In quel fumetto di Toshiaki Washiro, lo stesso di Miruito che ho letto, ma sono solo 7 numeri. Mio fratello si è preso il 14 di Angeloid, no, Angeloid, che si vede, sì, si vede, che mancava, così perché non c'è fumetteria, allora l'abbiamo recuperato lì, poi andremo avanti. Io sono arrivato a leggere il numero 5, comunque, è divertente, molto umoristico, un po' di fanservice. Ho recuperato i primi 2 numeri della ristampa di Kenny il Guerriero. Questo perché? Perché come ho fatto per l'Uomo Tigre, che rappresenta un pezzo di storia del manga, per questo ho deciso di prendere anche Kenny il Guerriero, perché comunque non avendolo mai letto, avendo solo visto qualche puntata a caso su internet, mi interessa capire da dove veniamo. Nel senso artisticamente. Passa il traghetto, non so, qualcun altro che deve passare. Ma sì, facciamoci pure. Moto. No. Ho recuperato 2 numeri di Pandora Hearts, il 10 e il 13, perché il 10 me l'ero perso ad agosto in fumetteria. Tra l'altro non ricordavo se mi mancava il 10 o l'11, ho fatto bene. E vabbè, il 13 che è nuovo, ho detto, vabbè, era assieme. Fatto che prenderlo, dai. È un fumetto
prodotto che sinceramente non so perché sto andando avanti a comprare, perché la storia la trovo un po', cioè devo dire che sono fermo al 7 e sto andando avanti a comprarlo, e dicevo la storia è un po' confusa, non è chiarissima, non è che mi garbi tanto, insomma. Anche se devo ammettere che i disegni sono molto belli, a me piacciono, un bello stile. Vabbè, se il caos ci permette di continuare, continuiamo. Ho recuperato i primi 5 volumi dell'Attacco dei Giganti, per i più nerd, Shingeki no Kyojin. E appunto avevo già guardato le prime 10-12 puntate dell'anime. Sinceramente sì, carino, ma non mi ha preso come ha preso la maggior parte dei suoi fans, insomma. Allora l'ho visto, ho detto vabbè, prendo i primi 5, vediamo un po' se il fumetto, se il manga è un po' più bello. È completamente, il disegno è completamente diverso, cioè te ne rendi conto subito, perché e penso sia meglio a quanto ho visto, perché l'anime è praticamente tutto digitale, sembra finto, è uno stile che non mi piace. Mentre qui i disegni sì, sono un po' strani, però non mi sembra bello. Tra l'altro ho notato che nell'anime ci sono un sacco di scene in più, cioè l'hanno riempito, tipo l'addestramento di Eren e compagni, quando lui usa l'attrezzatura rovinarli, rotta. E vedremo un po' se vale la pena andare avanti o fermarsi. Nello stesso stand, perché ho raggiunto la modica cifra di 30 euro per un acquisto, cioè di questi qui più i due cani guerriero, guardate un po' cosa mi hanno dato. Se viene messo a fuoco questo qui, se non ricordo male è il capitano Levi, non so la pronuncia, non me la ricordo. È un portachiavi fighissimo, perché ha praticamente l'attrezzatura al gancio che ti permette di allungare le chiavi. È molto carino, penso che lo userò proprio come portachiavi. Vabbè, non facciamo gesti, per carità. La gente in sottofondo parla, beh, giustamente, un paese, ognuno si fa gli affari propri. Proprio quando io devo girare, mentre fino a un attimo fa erano tutti zitti. Allo stand della Panini Comics, che tra l'altro era sempre pieno così, ho recuperato per un amico Ratolic, diabori. In sostanza il nuovo fumetto di Leo Ortolani, che tra l'altro era presente sabato, ma code assurde per un autografo, e allora purtroppo ho lasciato perdere. E adesso non lo apro per non rovinarlo, anche perché devo consegnarlo a questo mio amico. E penso sia la parodia alla stile Ratman, proprio di diabolico. Comunque sì, da quanto vedo, mamma mia, se qui sarebbe Eva Kent alla Ortolani. Però sembra, se lo stile è quello di Ratman, comunque non dovrebbe deludere assolutamente. Poi coi fumetti dovrei avere completato, sì, perché non mi piace comprare troppo, anche perché poi non, già con la pioggia e tutto ero in giro con 18.000 sacchetti, l'ombrello, era un casino, quindi non ho preso tantissimo. Ho comprato invece la maglietta, the official t-shirt, e se si vede la felpa, 24 euro mi pare entrambe, ce l'ha il pacchetto, ma sì, l'anno scorso non l'ho presa, quest'anno tra l'altro non si trovava allo stand. Allora abbiamo chiesto uno dello staff, per puro caso c'era lì di fianco il tipo proprio dello stand ufficiale delle magliette, che si fumava una sigaretta, l'abbiamo intercettato lì, che è un colpo di fortuna, non diciamo. Poi adesso non volevo aprirlo perché
Poi è un casino metterlo via, ma... Ho recuperato un ombrello... Vabbè, dai, lo apro. In sostanza l'ombrello della Umbrella di Resident Evil. Giustamente, se... l'ombrello dell'Umbrella non fa una piega. Però non lo userò in caso di pioggia, perché questa è roba da collezione. Anche perché è abbastanza fragile, vedo. Finirei per devastarlo in un attimo. Ah, dimenticavo, assieme a Rattolic mi hanno dato una spilletta di Thor, perché la Panini Comics, vabbè, c'è il logo della Panini Comics, vende anche i fumetti Marvel. Quindi mi hanno dato, no, non è una spilla, ma è una calamita, sì, è un magnete da frigo, penso, carino. Poi lo provo, anche se non so come farà stare sul mio frigo, perché non è magnetico. Vabbè. Dulcis in fungus. Vediamo se riesco a metterla senza uccidermi. C'è poco da dire su questa maschera, tranne che ieri l'ho tenuta su tutto il tempo in macchina durante il viaggio di ritorno, 4 ore e mezza di maschera. E anche, poi anche non sto lì a metterla, anche questa, anche se poi non mi si vede più l'occhio. Carini, costano poco, sì, beh, poi è plastica. Questa è un po' scomoda perché ti picchia contro il naso. E poi un occhio solo, continui a andare in giro così. Mentre l'altra, questa qui al buco per il naso, molto, molto più comoda. È molto più pratica. Carina, i denti che sono fatti bene, sembrano proprio disegnati a... Perché sono disegnati col pennarello. Ecco perché sembravano veri. Allora, con gli acquisti è tutto, appunto. Non ho... Volevo spendere molto di più, come dice la pubblicità, però non sono stato lì a prendere troppa roba, anche perché poi avevano la macchina già piena. Non ho voluto infierire sul carico. E poi, voglio dire, i fumetti, tra la fumetteria, tra internet, riesci comunque a recuperarli. Qualche gadget così, sì, va bene, utilizzerò magari le maschere nei video, le magliette, la tuta, beh, la tuta, la felpa la userò comunque, va benissimo. Volevo fare delle considerazioni proprio sulla fiera. Ottimo come sempre, gente a... boh, una valanga di gente, però comunque non ho visto pagliacciate, nel senso che tutti educatissimi, anche se c'è un mischione così per le strade, comunque nessuno che ti spintona, tutto con calma si passa. Anche se nella giornata di sabato è venuto un bel acquazzone, erano tutti lì ordinati, accalcati ma ordinati, anche con gli ombrelli, quindi questo va benissimo. Anche l'organizzazione, non abbiamo avuto problemi, lo staff è sempre a disposizione, gli stand ottimi, non... come appunto l'anno scorso, questa è la seconda volta che vado, non ho trovato intoppi né niente. Le code per fare i biglietti, vabbè, c'erano per forza perché c'è tanta gente, però comunque si viaggiava, pagavi, davano il biglietto, timbro e ti davano il braccialetto tutto al volo. No, tutto molto bello. Mentre l'anno scorso siamo stati giù un giorno, proprio andata, fiera e ritorno. Quest'anno siamo stati giù 2 giorni, venerdì e sabato. Abbiamo dormito nelle tende della Croce Rossa perché quest'anno mettevano a disposizione appunto il loro campus appena fuori le mura a nord, 5 minuti, 10 minuti a piedi dal Japan Palace. C'erano queste tende con i 2 file di letti a castello, ma niente, abbiamo dormito nel sacco a pelo sui materassi, comunque comodi. Ti davano a disposizione anche la corrente per caricare il telefono e così. 20 euro a notte per una notte, poi costava meno se prendevi più notti, ma posto macchina, offrivano la colazione, preso brioche, caffè, ottimo. Beh, la offrivano ma dall'altra parte della città, però comunque dovevamo andarci per lo stand dei games, quindi tutto molto ottimo. Allora, volevo anche fare un paio di considerazioni sui cosplayer che come sempre erano presenti a bizzeffe in fiera.
Adesso non saprei dire così su due piedi in quali mi hanno colpito di più o quali un po' meno, ma appunto vi rimando sempre alla pagina Facebook per le foto. E però complimenti a tutti ragazzi perché ogni anno c'è da divertirsi a vedere dove arriva la mente umana, sì, perché molti vabbè lo comprano così e va benissimo perché poi sono fatti benissimo online, si trovano dei costumi veramente eccezionali, anche originali chiaramente, quindi sono fatti bene per forza, ma c'è anche chi si impegna proprio tutto l'anno a costruirseli, a farli, tipo le armature di sì, e quel cartone con della resina sopra, avevo letto l'anno scorso come fare. E appunto c'è chi si impegna proprio sia mentalmente che fisicamente che economicamente a farli, quindi veramente complimenti a tutti, anche per quest'anno. E niente, allora vi rimando come sempre alla pagina sotto, dove troverete comunque tutte le foto che abbiamo fatto. Vedrò nei prossimi giorni anche di fare un mix, come si dice? No, un montaggio dei video che ho fatto, dei cosplayer, comunque andavo in giro con la telecamera a mano a fare un po' di riprese, ma proprio a cavolo farò un piccolo video. E appunto, passate alla pagina Facebook, guardate le foto, mettete mi piace al video, condividete le solite cose che la gente dice, ma perché lo fate? Deve essere la gente a giudicare. No, io lo dico, mettete mi piace al video, commentate, condividete e tutto. E basta, penso di aver detto tutto. Se mi viene in mente qualcosa lo aggiungerò poi nei prossimi vlog. E ora per chiudere il video,